e devi far valere questa tua abilità, posizionamento, lo devi potenziare, perché grazie, una volta individuato le potenzialità, riesci a farle comprendere, sei più produttivo, ti devi posizionare. Posizionare, ci sono diverse tecniche. Quel ragazzo di oggi si è posizionato dopo il liceo, dopo l'università, dopo il dottorato che ha fatto in Canada, è ritornato, spaventatevi, perché si possono fare questi percorsi anche in Italia. Il suo libro dell'intelligenza artificiale si è posizionato, insegna anche all'università, ma si è posizionato, viene a, scrive un libro, ti posizioni sul mercato, che sei esperto in quel settore, in più hai un prodotto, un libro, che ti permette di diffonderlo, di divulgarlo nelle scuole. Poi la promozione, devi imparare le tecniche, perché una volta che hai creato il prodotto, sei posizionato, devi iniziare a farti pubblicità. Ecco qui la promozione è fondamentale. Non a caso che i politici, questo è il periodo, i politici stanno promuovendo la propria immagine, attraverso social, attraverso anche link, attraverso tanto una serie di cose che permette di promuovere la propria persona, il prodotto. Quali sono i progetti che vanno a mettere in campo per il paese, per tutte queste cose, no? Senti il successo. La particolarità è tutti possono avere successo se hanno un'idea vincente e sanno come metterla a frutto. Qui tutti potete avere successo semplicemente se avete l'idea vincente. Avere l'idea, i ragazzi hanno tutti delle bellissime idee, tutti grandi passioni, serve soltanto il modo per metterle in campo. Ecco qui che subentra la lezione prossima del business intelligente, ovvero come mettere in campo le proprie capacità. Questo è il business intelligente, e automatizzare quello che sai fare. Ci sono degli esempi, ci sono dei casi concreti che sono anche vicini a noi, che siamo tutti sui social e che sono a portata di tutti. Persone che stanno guadagnando affermandosi contro ogni pregiudizio che potreste avere su te stesso. Quali sono? Sono troppo giovane. Qualcuno dopo questi 5 anni ti potrà dire: sei troppo giovane per fare questo che vuoi fare, quello che vuoi fare. Per smontare questo pregiudizio ci sono dei casi concreti. Ecco qui, senti il successo, caso eclatante, è la tube HD, canale YouTube di un ragazzino di 12 anni che ha ottenuto il successo recensendo giocattoli e proponendo video per la famiglia insieme al padre familiare. Guardate qui, oggi un canale che conta 7 milioni di iscritti e fa soldi grazie alle sue recensioni. Vabbè, ma come si fa? Ha sfruttato la sua passione più bella, che è quella dei giocattoli. Ha fatto delle recensioni, si è creato un canale, ha iniziato a fare tutorial. Ecco qui, 7 milioni di iscritti, poi YouTube ti chiama, ti fa fare pubblicità, eccetera, eccetera. Questo non è il paese, e lo sentite. E sicuramente ve lo siete già detti pure voi, questo non è il paese giusto per sfondare. Ce lo siamo detti tutti, la mia generazione, classe 85, ci dicevamo sempre: non è il paese giusto. Poi alla fine cammina e ti rendi conto che ci puoi stare. In Italia abbiamo un esempio lampante di successo consolidato, Clio Makeup. 12 anni, abbiamo visto il ragazzo di prima, 39 anni. Clio Zamatteo, 39 anni, inizia il suo percorso,
seguendo la passione per il trucco. Le donne amano truccarsi, lei è andata oltre. Con una formazione professionale si è buttata sul mercato, poi però decide di condividere ciò che sa attraverso il canale YouTube, dando consigli, mostrando tecniche, testando prodotti. Ha un tale successo, inizia a lavorare per aziende come Cuba e Bond. Ha unito passione, impegno, competenze nei processi di automazione molto richiesti. Quindi lei che cosa ha fatto? Ha iniziato a truccarsi, a fare video tutorial, si è piazzata su YouTube, ecco qui che viene vista, la potete pure andare a vedere, c'è, sono dei video, e viene chiamata da Cuba, da Vogue, la chiamano, la pagano, perché? Perché lei si è messa sul campo, ma se a te piace fare, hai una passione, che passione c'ha, Fidà? Parte della politica. Il pallone. La musica. Tutorial musicali. Non sei l'unico. Però fatti in un certo modo, piazza in un certo modo, piccolo investimento iniziale che ti permette di piazzarti in un localetto, dalla scenografia, telecamerina, come si deve, ti inizi a piazzare, ti crei la tua pagina, il tuo sito, ti metti sul mercato, fai qualche convention in pubblico, ti vedono, ti applaudono, ti crei il tuo ebook, ecco qui, non è tutto facile, cioè la procedura è quella, in sostanza è questa, poi ti devi saper vendere, i consigli ci stanno, poi devi essere te a venderti, come si dice. Sono troppo vecchio? Altra chicca, sono troppo vecchio, a che età sei troppo vecchio? Non c'è un'età, ripeto, non c'è un'età per il matrimonio, non c'è un'età per il fidanzamento, non c'è un'età per nulla, ciclo di vita tranquillo, normale, quando si è pronti si va a fare quello che si deve, che te sei troppo vecchi, si ha, non c'è un'età, perché se un signore anziano ha delle idee ancora può stare sul mercato, si può mettere ancora in gioco, perché oggi quello che si vede non è l'età, ma i risultati. Le persone questo vogliono vedere. Scemo, 64 anni, eccola qui, happy for no reason. Felice senza motivo, ci ha scritto un libro. E 64 anni, sta avendo un grande successo e i suoi libri hanno venduto 13 milioni di copie in tutto il mondo, tradotti in 33 lingue. Il suo mantra, happy for no reason, la sua allegria e felicità senza motivo, ha curiosito le persone, ma che ti ride, mi porta, le dicevano. Succede una sventura e ridi. Succede una cosa bella, giustamente ridi, lei ha risposto semplicemente sono felice perché amo la vita. Grazie a questo suo modo di vivere ha scritto un libro, fa dei corsi, oggi gira il mondo spiegando la tecnica per essere felice. E le aziende la chiamano continuamente. Si occupa di tenere corsi in aula, registra i tuoi corsi e vende libri. Fai dei corsi sulla felicità, l'automatismo, sai come ti arriva? Tu fai i corsi, metti la telecamera lì, la registri, grande risoluzione, faccio il corso a voi in aula, me lo registro, uno di voi dice, arriva la federazione, non ci sono stato, te lo piazzo sulla piattaforma dove la scaricare e paghi.